amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Sant'Ippolito al ristorante La Cascina delle Rose per uno speciale dedicato all'Ecosisma Bonus. La Banca di Credito Cooperativo del Metauro ha organizzato un convegno dedicato agli esperti del settore per illustrarne le linee guida e gli incentivi fiscali. Andiamo subito a conoscere i nostri ospiti. Diamo il benvenuto al direttore della Banca di Credito Cooperativo del Metauro, la dottoressa Gabriella Mariani. Buonasera, benvenuta, e vorrei sapere da lei il ruolo della BCC sul nostro territorio. Buonasera a tutti, siamo qui questa sera insieme agli operatori di settore, invitati dalla nostra BCC, proprio per un convegno sull'ecobonus. La nostra banca nel suo operato quotidiano sostiene il territorio, la crescita del territorio e della propria comunità. Quindi abbiamo approfittato di questa iniziativa del decreto rilancio che prevede degli incentivi col 110% sugli interventi sia per la messa in sicurezza degli immobili sia per la riqualificazione energetica, e noi, ecco, volendo sostenere il territorio, abbellire il territorio con il nostro sostegno, abbiamo invitato tutti gli operatori di settori a questo convegno proprio per testimoniare la nostra presenza, il nostro ruolo attivo che vogliamo avere in questo progetto. Il sostegno al territorio lo facciamo direttamente con l'acquisto diretto del credito d'imposta sia dai privati che dalle imprese, sia con dei finanziamenti, ma lo faremo anche indirettamente tramite la nostra capogruppo e in partnership con Enigas e Luce e Harley Dickinson, con i quali abbiamo stipulato una convenzione. Questa partnership e la collaborazione con la capogruppo è necessaria proprio per poter sostenere tutte le iniziative che sorgono dal nostro territorio, che comunque è molto vasto, perché noi operiamo sia nella bassa valle del Metauro, ma arriviamo fino all'alta valle del Foglia, fino al Monte Feltro, quindi Pian di Meleto, per citare le filiali più lontane dalla nostra sede, che è a Orciano di Pesaro, Terre Roveresche. Quindi un territorio molto vasto che richiede comunque una partnership e un sostegno nel suo complesso. Vorrei chiederle in che cosa consiste in termini pratici questo ecobonus e soprattutto in che modo interviene la banca per poterne usufruire. L'ecobonus è un incentivo che viene riconosciuto ai titolari di immobili che procedono con una ristrutturazione dal punto di vista della messa in sicurezza, quindi dal punto di vista della sicurezza sismica. Quindi abbiamo un incentivo sia come sisma bonus ma anche come ecobonus, quindi per la sostituzione di caldaie, per il cappotto termico, anche per la colonnina per la ricarica dell'auto elettrica. Colgo l'occasione anche per dire che al di là dell'ecobonus la nostra banca ha sottoscritto un accordo proprio per installare una colonnina per le ricariche delle auto elettriche, sia per la propria flotta, se così la possiamo chiamare, delle auto aziendali, ma anche per dare la possibilità ai nostri clienti e soci di poter ricaricare le loro auto. Ancora non è installata, però siamo in procinto di farlo, abbiamo già avviato tutte le pratiche. Quindi la nostra banca ha un'attenzione particolare all'ambiente. Come dicevo prima, l'ecobonus prevede la possibilità di avere un credito d'imposta pari al 110% di quello che viene speso per effettuare queste ristrutturazioni, e la banca interviene o acquistando il credito d'imposta che matura in capo al privato che intende effettuare queste ristrutturazioni, oppure acquistando il credito d'imposta dall'impresa che applicheranno lo sconto del 100% in fattura a quei privati che procedono con la ristrutturazione senza pagare l'intervento, ma chiedendo direttamente all'impresa di effettuargli lo sconto in fattura. Poi sarà l'impresa che si rivolge alla banca per la cessione del credito. Oltre all'acquisto del credito, noi siamo presenti per il finanziamento sia alle imprese in attesa che si
si matura il credito d'imposta, sia per i privati che invece magari hanno capienza fiscale direttamente per poter recuperare in 5 anni il credito d'imposta, però hanno necessità di un finanziamento per poter procedere ai lavori. Quindi diciamo è un'assistenza tutto tondo, sia al lato privato che imprese. Una precondizione per poter beneficiare del credito fiscale dell'ecobonus è quello di migliorare la classe energetica di 2 classi o comunque andare alla classe maggiore. Dopodiché invece il semplice sisma bonus, che invece permette appunto di accedere al credito fiscale del 110%, prevede un semplice alleviamento sismico. Per Icrea Banca abbiamo il responsabile, il dottor Matteo Paolucci, a cui diamo il benvenuto. Sarà lui a fare proprio l'introduzione di questo convegno, di questo dibattito con i 2 relatori. Facciamo un po' allora il focus della situazione. Sì, buon pomeriggio a tutti. Sì, oggi nel convegno odierno organizzato dalla PCC del Metauro abbiamo un doppio obiettivo. Il primo è quello appunto di dare un'infarinatura agli operatori di settore di quello che è la normativa primaria e secondaria dell'ecobonus e del sisma bonus col credito fiscale al 100% e rappresentare quello che è l'istituto della cessione del credito a terzi. E il secondo obiettivo appunto è quello di presentare l'accordo che Icrea Banca ha sottoscritto come capofila con Eni Gas e Luce e Ale Dickinson per permettere agli operatori del settore, quindi agli agenti economici che interverranno come aziende edili e professionisti, quindi nel tutto il circuito, per poter intervenire e poter partecipare come protagonisti in questo mercato che si sta aprendo della riqualificazione energetica. Nel nostro processo, quindi Harley-Dickinson, controlliamo un po' di tutto, quindi trovate qui scritte delibere, atti di cessione, comunicazioni, tutto quanto. Ai nostri microfoni anche il dottor Patrizio Perini, coach manager di Harley & Dickinson, il primo osservatorio permanente volto proprio a monitorare il mercato condominiale sia da un punto di vista tecnologico, diciamo, sociale, ma anche finanziario, volto proprio al benessere, diciamo, del cittadino per trovare la soluzione economica ideale. Lei è un professionista specializzato in ecobonus. Possiamo dare qualche dettaglio in più ai telespettatori? Certamente. L'ecobonus o il super ecobonus è una grande opportunità, è un'opportunità penso unica e che è sicuramente da cogliere. Quello che noi diciamo raccomandiamo è di fare attenzione perché comunque sia, pur essendo una grande opportunità, va gestita con molta correttezza, con molta attenzione per tutto ciò che sono le normative esistenti. È un qualcosa che non pensiamo si ripresenterà nel futuro e che ci aiuta sicuramente a riqualificare tante abitazioni che ormai sono in stato, non dico fatiscente perché quelle ce ne sono, ma possiamo riqualificare anche tante altre abitazioni dove tutti noi viviamo e ci permettere di migliorare la qualità della vita sicuramente, e oltretutto andiamo anche a ottenere una grandissima riduzione dei consumi che sicuramente è interessante in questo momento. Continuando nella presentazione di questa grande opportunità, il super ecobonus è rivolto sicuramente ai condomini, sia grandi condomini che ai mini, ma soprattutto anche alle abitazioni singole, per la prima volta questo accade. È un'opportunità che ci permette di entrare in contatto con tecnici. Perché dico entrare in contatto con tecnici? Perché il privato che deve fare un'operazione di questo genere si deve rivolgere a un tecnico, il quale sarà in grado sicuramente di supportarlo in tutta l'operazione. Perché? Perché il tecnico comunque rileverà la classe energetica o il livello sismico e da lì poi dopo stabilirà, diciamo, quali sono gli obiettivi che vuole cogliere, quindi ad esempio le 2 classi energetiche o il miglioramento sismico, e da questo otterrà che cosa? Un vantaggio per il proprietario, per il beneficiario. Questo vantaggio sarà almeno di avere 2 classi energetiche in più e quindi avere per esempio una temperatura stabile in tutte le stanze della casa, per esempio ottenere un consumo minore di metano o di quello che viene utilizzato come combustibile per il riscaldamento,
Per quanto riguarda invece il sisma bonus, è sicuramente un aspetto importantissimo per la sicurezza, soprattutto qui nelle nostre aree, dove purtroppo, dico purtroppo, ogni 3-4 anni assistiamo a qualche evento sismico. E la messa in sicurezza sismica di certe abitazioni è sicuramente un fatto molto molto importante, quindi otteniamo sicuramente una qualità della vita sotto l'aspetto termico, quindi estate inverno e quindi avremo un'abitazione fresca d'estate o più calda d'inverno, e nello stesso tempo saremo più sicuri all'interno di un'abitazione dove diciamo, il livello sismico è stato migliorato. Grazie al direttore della BCC del Metauro, Gabriella Mariani, grazie ai due relatori, per Eni il dottor Pierluigi Poggioni, per Harley & Dickinson il dottor Patrizio Perini. Grazie al responsabile Icrea Banca Matteo Paolucci e naturalmente alla Cascina delle Rose per averci ospitato. Io ringrazio tutti voi e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.